Signori, benvenuti col nostro unboxing settimanale e oggi andremo ad aprire per voi due action figure molto particolari. Il buon vecchio Ace. Oh, poverino. Non facciamo spoiler, ma tanto lo sanno tutti. Brutta fine Ace e il maestro di My Hero Academia. Ragazzi, My Hero Academia cosa sta diventando? Ma partiamo subito con l'unboxing e partiremo proprio con articolari My Hero Academia. Allora, andiamo subito a scoprire la qualità dei prodotti della Banpresto. Ormai già li conosciamo, quindi sappiamo perfettamente di che cosa stiamo parlando. Ed eccolo qui come si presenta, tutto bello imbustinato. E adesso lo apriremo per voi. Allora, ecco qui. Andiamo a vedere subito i dettagli. Aspettate che c'è scotch ovunque. Facciamo le cose con garbo. Eccolo qui. Guardate che spettacolo. Prima parte aperta. Poi naturalmente, come sempre, vi faremo vedere il prodotto nella sua magnificenza totale. Sua magnificenza totale, seconda parte che uniamo. Ricordiamo, sono quasi sempre divisi in più parti con la basetta, soprattutto queste serie qui. E naturalmente sono tutte quante disponibili su Manga Comics Market da Torre dei Maghi Fumetteria. Adesso montiamo anche la basetta e poi passiamo al nostro piccolo Ace. Allora, eccolo qui. Cosa molto importante quando si montano queste action figure, ricordo sempre che i buchi sono fatti in modo tale che non puoi sbagliare, cioè nel senso c'è sempre uno più grande e uno più piccolo, così tu non puoi mai mettere le gambe o qualunque altro pezzo in posizione differente da quella che non sia giusta. Guardate che cosa è questo prodotto. È o non è uno spettacolo? Allora, il primo è andato, adesso passiamo immediatamente al secondo, così facciamo anche le nuove vetrine, che sono importantissime, anche perché ci stiamo avvicinando a Pasqua e secondo me questo è il regalo perfetto da accostare all'uovo di Pasqua. Ci aggiungi una bella action figure, così sicuro hai fatto bella figura. Allora, andiamo con Ace, sempre Bandai, sempre ben presto, ed eccolo qui. Per l'esattezza stiamo parlando delle Figure Coliseum volume 4. Come potete vedere c'è la dicitura sulla scatola che indica di quale serie stiamo parlando. Ace ha una cosa molto particolare rispetto all'action figure che vi ho fatto vedere precedentemente, che è il tatuaggio dei fratelli. Voi mi direte perché? Perché quando ci sono dettagli così piccoli, la Banpresto fa certi capolavori. Guardate che cosa è. Il braccio è impressionante. Allora, è senza testa, ma adesso ce la mettiamo subito. La mettiamo prima le gambe con il pugnale, che questa volta è tutto un pezzo. All'altra action figure mi ricordo che andava montato separatamente il pugnale, invece qui lo abbiamo già all'interno della cintura. Eccolo qui, seconda parte. Eccolo, ci siamo. E adesso cerchiamo la testa. Alcune action figure, in questo caso Ace, che è in una posizione molto dinamica, presentano dei piccoli supporti trasparenti. Aspetta, anzitutto voglio farvi vedere la testa. Guardate quanto è carina. Spettacolo. Comunque poi ve le faccio vedere meglio a fine video, tutte quante zoomate. Eccolo qui. Quando l'action figure è così dinamica, diciamo, perché questa effettivamente è una posizione un po' particolare, mettono dei piccoli supporti che vi farò vedere, fatti trasparenti, quindi permettono, diciamo, di non essere visti se non da vicino. Beh, comunque servono per dare un supporto e una stabilità all'action figure, che sennò cadrebbe.
Allora, ecco qua i due supporti, uno che andrà sul ginocchio e l'altro che andrà invece sotto la gamba, molto probabilmente. Vediamo se... Eccolo qui. Allora, questo qua lo possiamo togliere. Facciamo un pochettino di pulizia. Allora, prima parte. Eccolo. E giustamente c'avevo il 50 e 50 di probabilità di sbagliare, ma ci sono riuscito uguale. Ragazzi, è facilissimo montarli, anche se io non ci riesco, ma questa è un'altra storia. Allora, eccolo qua. Allora, vediamo. Tu vai di qua così. Eccoti. In tutto il loro splendore. Ricordo, tutti quanti i prodotti sono disponibili su Manga Comics Market da Torre dei Maghi Fumetteria. I link ve li lasciamo in descrizione e se vi è piaciuto questo unboxing ricordati di seguirci. Ciao ragazzi!